ero sulla sbarra, appena ho supinato la mano durante un'oscillazione, ho rotto il tendine. Faccio una figura di merda clamorosa perché No, faccio beh, ma cagare a fatti fare questa roba. due. Oppala. Sì. Good morning, good morning, good morning! Primo pre-workout del manzo. Allora, oggi siamo arrivati in un parco nuovo perché mi piace allenarmi sempre nello stesso parco. Cazzo, dai. Cazzo. E raga, niente, sono arrivato dal parco e trovo un dragone. Bene, sì, ragazzi. Ah, l'avete detto dal titolo. Andrò a testare il drago. Quello che ci chiediamo un po', la gente si chiede, ma quanto è forte il drago? Perché sappiamo che è tanto forte il drago, no? Effettivamente quanto? Oggi scopriremo, esatto. Effettivamente quanto? Questo è il secondo ospite. Sono Ricky Rossi. Sì. Planciatore. Esatto. Forza. Dal video della domenica. Domenica. Giù, plancio. Va bene, oh. Così, così, subito, dai, subito, dai, subito. Dai, ce l'abbiamo, ora mappato. Ok, 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 buono, buono. Vai, vai su. No. Dopo con calma, con calma, dopo si presta. Ma si vede dal delto, si vede dal delto, dai, delta, si vede, si vede, si vede. Il delta, si vede che è un bel mastino lavico. È possente il delta. Che ossi niente. Ti aspetto? No, non è, sto scherzando. Comunque testiamo il drago. Grande, figata. Carissimo, è un piacere. Anche per me. E allora, vabbè, a parte restare un attimo ammaliato, sono un attimo scioccato quando si è tolto la maglietta, però per il resto sono qui oggi per intervistarti un pochino, insomma. Grande, sì. Forse l'ho già detto qualche altra volta, comunque sono alto 1,78 m per 86 kg. Ho 28 anni. Chi mi segue da tanto sa che sono numeri assolutamente veritieri e faccio l'influencer, il content creator. Questo è quanto, insomma. Ok. Da quanto ti alleni, seriamente? Tutta la vita, letteralmente tutta la vita. Ah, beh, adesso cazzo, matematicamente, capirete che ha senso quello che sto per dire adesso con i numeri che ho detto prima. Mi alleno da 33 anni, che ha assolutamente senso con l'età di cui vi parlavo prima. 3 anni di allenamento, ho cominciato a fare ginnastica artistica che ne avevo 5 e non ho mai smesso praticamente. Eri un ginnasta a livello competitivo? Cioè hai fatto, ho fatto agonismo per una quindicina d'anni, sì, però ti dico non ho mai raggiunto livelli particolarmente clamorosi, non ho mai calcato dei podi particolarmente rilevanti. Mi ha formato sia fuori che dentro, insomma, anche perché voglio dire, sono un figo di Dio, non a caso, cioè. Ma cali da quanto, più o meno? Che lo chiamo calisthenics, saranno 7-8 anni, più o meno, da quando, direi, la Barning forse ha cominciato a fare le prime gare di calisthenics, appunto. Bene, quindi questa era un'introduzione, chiamiamola così, giusto per sapere qualche info sul drago. Però adesso andiamo a testarlo. Quindi, ho qui con me la presina che avete visto sul canale recentemente, la riportiamo a vivere. Faccio una figura di merda clamorosa perché no, faccio beh, cagare fa, a fare questa roba. Il sole picchia oggi, ci sono veramente 45 gradi all'ombra, siamo a marzo. Opla, sì, sì, tienilo 2 secondi, cioè non tanto di più. Vediamo, vediamo, vediamo. Dai, considerate, raga, che è veramente se non la seconda, la terza volta che lo fai. No, no, era assolutamente la prima che vedo questo. Sì, 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 dopo edito più o meno. Alla meglio. Certo. What the hell? Quindi dopo la strizzata ripresa ho qui il metodo da sarta. Posso misurarti il bicipite? Il bicipite è anche tutto merda. Merda, Omar. Va bene. Ah! Allora, rilassalo un pochino, giusto un po' che capisco. Ok, dovrebbe essere più o meno qua. Flexa duro. Ok. Allora. Siamo a 37 cm, se vuoi venire di qua. Siamo a 37 all'incirca. Quindi ragazzi, mettere like perché solo qua si misura il drago. Più di 36 qua, eh. Qua è un 36 e mezzo, sì. Tra l'altro cosa interessante è che questo me l'hanno accorciato, no? Allora è più grosso, è più rotondo. Infatti quando devo fare delle misurazioni così, questo qua sicuro, perché avendolo accorciato adesso non è più attaccato qui, ma qui, quindi prende forme e rotondità diverse. Sì, sì. Interessante. Vuoi raccontarci un po' di come è successo? Periodo di merda, fine del racconto. Ero sulla sbarra,
appena ho supinato la mano durante un'oscillazione, ho rotto il tendine del capolungo. Sempre in supina succedono queste sempre, cose. Sempre supinando, sì. Cosa ci fai vedere oggi? Oggi ci scasserei Lanci? Di... Lanciamo, sì. L'idea era scassarci di basi, ma basi numericamente... Io stavo pensando a degli handstand push-up. Bellissimo, sì. Liberi. E anche un 50-100 in meno tempo possibile. Sto parlando, sì, di 50 trazioni e 100 push-ups. Ne parlammo, mi ricordo. Quando le ciance. Ma... Com'è? Oppa. Oppala. Sì, 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 sì. Dipende il push up. No, faccio cagare. Niente, taglia, taglia. No, non guardare neanche sto. 50, ci riusciamo. Ci riusciamo, ragazzi, ci riusciamo. 50-100 oggi lo chiudo, mi sono rotto i 50-100. Abbiamo un bel supporto. Abbiamo un bel supporto. Del drago. Trovi un po' di. Bam! Okay. Ah, dammi una parte del tuo petto. 3, 2, 1. Vai, 3, 2, 1. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Teniamo il conto, 6. Dai, 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 dai. 7. Lascia le gambe rilassate. 8, 9, 10. 11, 12, vai. 3, 4, contiamo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, focus, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ok, 12, 20. Comunque senza un pettorale, voi che scusa avete adesso, eh? Voi che scusa avete per stare a casa e non fare niente, eh? Per stare sul divano a guardare questo video. Like, commento per il coach. 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 37, 25. 20, no, 20. Guarda questa velina qui che fa capolino, eh. Babam, mi sto perdendo, mi sto capolino. 47, 47. A macinare 3, 2, 3 trazioni. Bam. Puoi iniziare a macinare anche 2, 3 trazioni e qualche push-up, eh. Non sta a sfinirti troppo, non ne vale la pena. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oppa, 4 e 10. 10, 5 minuti adesso, 1, 2, 3, scendi, vai giù, 3, 2, 3, 4, ok, 2, 1, 2, fidati, 1, 2, vai giù, 2 push up, 2 push up, vai su, ne mancano 2, ultima, op, sali, sop, 3, dai, 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 oppa, chiusa, 5 e 48, non ho stoppato, non mi ha funzionato il pulsante, ma 5 e 48 posso garantire. Ce l'hai anche. Oh, per 48 secondi, dai, non fa niente. Vabbè. 5 e 48? Non male, non male, non male. Ragazzi, con questo pump estremo vi annuncio che l'ultimo test che vi ho riservato per, però vi ho riservato per Eric, per il pubblico, 50 trazioni e 100 push-ups. Vediamo in quanto tempo totali, vediamo in quanto tempo riesce a chiuderli. 2, 1, via. Ok, devo partire. 2, 3, questa mi piace. 4, titanico. 6, 7, 8, 9, 10, titanico. 10 trazioni. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Buono. Oppa! Buono. Oppa, belle tranquille. Parte subito. 1, 2, 3, 4, 5. Andiamo, Eric. 6, 7. L'animale. 8, 9. Dai che dopo ci sono le proteine. 10. Non è class. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, da notare sulle punte, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, dai Drago, 18, 19 e 20.
Oppa. Siamo 20-40. Presa anche stretta nelle trazze, eh? Non male, non male, non male. Quasi arrivato. Non male. Siamo a 1 minuto e 16, un tempo uno, buono. 2, 3, vai, Drago. 4, vai, Drago. Non sto capendo. 5, ce n'è di tempo, ce n'è di tempo. Ce n'è di tempo. Sei già a metà con le trazioni? 1, 2, 3, 4, 5. Qua comincia. Qua si comincia. Si può rallentare il ritmo, una, eh? 2, dai, 3, andiamo. Va bene, riposo. Scendi, scendi, non tirarla troppo. 4. Sono arrivato tutto pari. E buona, ok. 30, 50. Drago Sherron. Magari. 33, 60. 17, 17 trazioni. Andiamo. 1, andiamo. 2, andiamo. E 3, molto bene, molto bene, molto bene. Sono arrivata l'ultima. Molto bene, 36. Andiamo con i push up, andiamo. 2, dai che te li mangi. 3, andiamo. 4, 5. Oh, te le mangi, eh. Te le mangi, eh. Vola. Dai. 1, 1, 2, andiamo. Sì, Eric, andiamo. Ok. Giù. Mancano 7 trazioni e 30 push up. Giù di push up. 1, 2, 3. Andiamo. 4, 5. È finito ormai. È finito ormai. Dai. Dopo si mangia. 1. Si mangia, a posto, trazioni chiuse. 20 push up. 1, 2, 3, Drago. E 5. Ultimo. Bomba. Fine. Tempo. 5:48. 5. Cioè, un pareggio tra i due draghi. Incredibile. Bellissimo. Fra il drago e il caimano. Quanto è una figata che abbiamo fatto allo stesso tempo. Io penso che sia la cosa più bella che poteva succedere. Ragazzi, un bel tempo per essere la prima non volta, è facile da gestire. I push up sulle punte, tra l'altro. Quelli fanno tantissimo. Quelli sono zavorrati, chissà quanto diventano più difficili, eh. Spread? No, questo è un back. Però solo back, direi, no? Non ci stiamo. No. Ho ammazzato il drago, dovevo testarlo, ma... Mamma mia. Ragazzi, non è facile, eh. Testo Eric il drago e lo non ammazzo. Scasso Eric il drago. Sì. Grande. Però vedi, alla fine ci si spacca, ci si diverte e si finisce con un pump esagerato. Quello è l'obiettivo. Dopo, se l'allenamento dopo, ho ancora più sport in energia, riesco ad avanzare di propedeutica, riesco a fare delle cose in più, o come hai fatto tu oggi, migliorare il mio tempo, questo è l'obiettivo, scassarsi di volta in volta. E sai che diventerai anche più grosso, nel mento. Calisthenics, ragazzi, non so che cazzo fate. Cazzo, aspettate a iniziare. 2024, non sai da scherzare. Ma tra l'altro va un sacco di moda adesso il discorso palestra, gym e per i bicipiti. Ma andate a fanculo! Ma che cazzo, ma ci sono i parchi, ma che cazzo, ma mettiti lì in isometria, fai delle... Guarda, te lo vedi in palestra questo tramonto? Eh? Esatto. Non lo vedi mica. Dai coach, fly! 2. Fly coach! Aleandro Baldi. 1. 2. È partita la sfida. 2, 3.